Salve a tutti ragazzi, sono Computerman AM13 e in questo nuovo video vedremo insieme come caricare contemporaneamente fino a 6 batterie al litio. Prima di iniziare con questa guida però ci tengo a dirvi che caricare le batterie al litio può essere pericoloso e per questo motivo vi consiglio, se non le sapete già, di imparare tutte le regole principali per caricare in sicurezza questo tipo di batteria. Bene, cominciamo! Per questo tutorial avremo bisogno di un caricatore programmabile, una base per la ricarica parallela e ovviamente le batterie che vogliamo ricaricare. Trovate tutti i link per l'acquisto in descrizione. Per prima cosa dobbiamo collegare il caricatore alla corrente. In seguito colleghiamo il cavo rosso e il cavo nero della base all'interno del caricatore e facciamo lo stesso con il connettore bianco di bilanciamento. Facciamo molta attenzione a rispettare la polarità, inseriamo quest'ultimo connettore nella porta 6S, cioè quella più grande. Ma adesso analizziamo la base per la ricarica in parallelo. Anche se potrebbe sembrare un oggetto molto complicato, in realtà è piuttosto semplice da usare. Come potete vedere, sui due lati sono presenti una serie di porte bianche per il bilanciamento, mentre al centro troviamo dei connettori gialli XT60. Se fate attenzione, di fianco a queste porte bianche potete trovare delle piccole scritte che indicano il numero delle celle della batteria che dobbiamo inserire e vanno da 2S, ovvero la batteria a due celle, a 6S. Dato che quelle che voglio utilizzare sono delle batterie a tre celle, le inserirò all'interno della porta 3S. Adesso che abbiamo collegato tutto correttamente, iniziamo a inserire il connettore di bilanciamento di una delle nostre batterie nell'apposita porta. E in seguito inseriamo anche il connettore principale e possiamo inserire la seconda batteria nello stesso identico modo. Una cosa a cui dobbiamo fare però attenzione è che il connettore di bilanciamento non va inserito nello stesso modo se lo colleghiamo a sinistra o a destra. Infatti il cavo rosso del cavo di bilanciamento è sempre verso l'interno, come vi sto mostrando nel video. Forse vi starete chiedendo come funziona questa tecnica di carica. Questo che vedete nel video è lo schema di questa base per la ricarica in parallelo. Se per esempio consideriamo la cella numero 3 della prima batteria, possiamo vedere che è collegata alla cella numero 3 della seconda batteria. E lo stesso vale anche per la prima e la seconda cella. Dato che le celle sono collegate tra loro, il caricatore le riconoscerà come un'unica cella, quindi potremo caricare 6 batterie uguali, mentre il caricatore penserà che si tratti di una sola grande batteria. In questo modo le batterie verranno anche bilanciate, perché se una cella è più carica di un'altra, tenderanno a scambiarsi energia fino a raggiungere lo stesso voltaggio. L'unica limitazione di questo tipo di ricarica è che dovremo utilizzare tutte batterie dello stesso tipo, con la stessa capacità e, cosa più importante, dello stesso voltaggio. Ma non è finita qui, non possiamo neppure ricaricare una batteria completamente scarica assieme a una che invece è già più o meno a metà della carica, perché l'energia verrà trasferita molto rapidamente, causando lo scioglimento dei cavi di bilanciamento e il danneggiamento delle celle. Detto ciò, possiamo continuare a collegare le altre batterie, seguendo il metodo che vi ho già mostrato. Non importa dove colleghiamo il cavo XT60 o quello di bilanciamento, infatti possiamo inserirli in qualsiasi modo, sia come vedete in questo momento, oppure anche dalla parte opposta del caricatore, come vedete qui. Non farà alcuna differenza. Adesso che abbiamo preparato il tutto, dobbiamo scegliere le impostazioni giuste sul caricatore. Per prima cosa l'amperaggio, o più precisamente la corrente. Per scegliere questa impostazione dovremo moltiplicare questo numero che vedete sulla batteria per il numero di batterie. Quindi se nel mio caso il numero è 1,5, lo moltiplico per il numero di batterie che ho, cioè 5. 1,5 per 5 fa 7,5 ampere. Ma dato che il mio caricatore non riesce a caricare a questa corrente, posso caricare anche alla metà. Quindi 4 ampere andrà benissimo. Mentre invece per la tensione, cioè il numero di celle, devo vedere questo numero sulla batteria. 3 celle 11,1 volt. Se carichiamo una sola batteria o anche 6, questo numero non varia e sarà sempre quello mostrato sulla singola batteria. Impostiamo Balance Charge, che è la carica migliore, e avviamo la ricarica. Adesso stiamo caricando correttamente le nostre batterie, che verranno inoltre bilanciate alla perfezione. Spero di esservi stato d'aiuto, così magari la prossima volta che ricaricherete le vostre batterie, invece di metterci 5 o 6 ore, impiegherete soltanto un'ora e mezza. Se questo video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un mi piace, lasciate un commento se avete dei dubbi, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.